Eccoci qua in un nuovo video unboxing. Mi ha messo tutissima cameretta. Non ho resistito ad aprire da solo. E poi non ho voglia di usare quella camera, quindi uso quella del telefono. Questo è il primo, l'ho già aperto perché sono... non avevo l'oro praticamente. E qua anche però non si vede. In più ho preso anche bustine del cazzo, bustine del cazzo e bustine normali per il mio nuovo deck che presto vedrete. Poi qua ci sono i scontrini. Ho comprato da Magic Card carte. Andiamo prima a vedere queste qua da Magic Card. Cosa devo dire? Sono molto felice di questo sito perché molto bravi, ottimo servizio ai clienti. Oltre a quello hanno anche degli ottimi prezzi differenti da Card Game per comprare carte, e visto che nella mia zona non ci sono posti dove comprare carte, l'ho comprato qua. E andiamo subito a vedere cosa abbiamo qui. Opla. Aspettate, eh. Un attimo. Eccoci qua. Io con le nostre cartine di Magic. E si inizia con Forza Araldo Magico Astral. Poi ho preso questo Drago Vampata Solare Occhi Galattici. Non so, mi piaceva, ho detto lo compro. Figo. Comunque, bell'artwork. Questo per mio fratello, di Non Restare Re T-Rex. DDD Armageddon Viola Super Re del Giudizio. Questa Drago Gung Balbag Topologico. Molto figo, molto molto figo. Poi abbiamo Zefra Matalvillion, molto bello anche questo. Arcidemone Re Maestro, ragazzi. Pote codificatore trasmittente, una bestia di carta, non vedrò l'ora di provarlo. Drago Triangolo Gemello, bene, Demeros. Abbiamo Re Supremo Drago Veleno Affamato, così a caso, costava poco, lo prendo. E qui c'è la prima carta del mio deck, Raidraptor Falco Forza Finale, la metteremo qua. Qua c'è la seconda, Raidraptor Timox Styx, ne ho prese tre. Poi abbiamo DDD Armageddon, sono belle, quindi le ho prese quelle dell'Armageddon, però presto mi farò un deck. Drago Metà Reosplosione Occhi Diversi, sembrava figo, ho detto lo compro. Ma sì, eh. Sì, ancora per il mio deck Raidraptor. Guardate, sto facendo il deck Raidraptor. Sempre Raidraptor Dragonus Naplat. Un altro. E un altro ancora. Perfetto. Poi dopo un Booster Strix. Booster Strix. Poi due Lunius. Anzi, tre, scusate. Poi un Vendicator, che l'altro ce l'avevo in casa. Andiamo qua col pezzo grosso, Drago Divino, Sirfi, Polvere di Stelle. Mi ha detto bello sta Arthur qua, devo prenderlo. E l'ho preso. Poi abbiamo Raidraptor Falco Satellite Cannone, bellissimo. Bello, 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 bello. E Raidraptor Lanius Imitatore. Mi dovrebbe aver preso tre, esattamente, una delle carte più forti. Il Lanius Affiliato. E poi dopo l'anno scanterino per due, solo due. Altre due carte in Magic. Si apre l'altro pacchetto. Tanta roba, ragazzi. Non vedo l'ora di giocare col mio nuovo deck. Ah, qua si è aperto. Allora, guardiamo qui. Aspettate, eh. E via, eccoci qui. Abbiamo Lanius sfocato, per 3. Lanius Evanescente, sempre per 3. Buono questa. Ultimo Strix, poi Necro Avvoltoio. Poi ho preso un Forza Destino. Poi ho preso Raidraptor Nido per 3.
Raptor richiamo, mostro risuscitato, arma Raptor che non si vede da sempre, Aquila Demone, Aquila Demone, come? Due? Merda, ho sbagliato sicuramente. Follata del Raptor per 3, Red Raptor ritorno, 2 alza magico Red Raptor, altri Red Raptor, Falco rivoluzione, Falco fiammata, questa dei Brian, molto bella, prontezza, Red Raptor Falco ascendente. Mi sa che ne ho presi un bel po'. Chissà se sono doppioni, adesso non mi ricordo. Un altro alzarango. Sono doppi? No, sono diversi. Un altro alzarango, numero 7. Un cilindro magico così. 87 scatola. 56. Questo qua perché era bello. E uggiamo. Adesso due carte di Magic. Andiamo con l'ultimo. Tanta roba queste cartine qua, sono molto felice. Poi sono belle, non mi sono costato intanto. E quindi tutte le carte che voglio a pochi soldi, meglio di così, non posso desiderare altro. Lasciamo stare un po' il casino, eh. Eccoci qua. Manco tre porte, molto bella e molto forte. Numero 39 utopia, questa mi mancava. Drago Firewall in questa versione, Drago Firewall in questa versione, Falco finale, quello dei Shogun 6 Samurai, per il massimo fratello, il nostro sovrano del caos, il mago magico, caotico, Ali Raptor, Cavaliere Ride per il mio cavaliere, beh, Cavalieri Bestia che ancora mi mancava, queste qua che fanno sempre bene. Poi abbiamo un Raviel, il signore dei fantasmi, colpo lucente. Mi mancava, molto figo, veramente bello. Armageddon, re del giudizio. Lanius, tributo. Due, perché costano parecchio. Cavaliere dell'incubo grifone, una delle carte più amate di tutti. Tribirigada, Rugal, molto bello. Aquila nemica, per 3. Un altro forza alzarango, Red Raptor Falco Lama Bruciante, Drago XXL Firewall, mi piaceva, ho detto lo piglio, no no, aspetta, mi è caduta questa, Drago Toatil, Toatie, molto forte, numero XX Utopic Dark Infinity, l'ho preso in inglese perché costava di meno, Rampica Core Virus Spadaccino, preso così a caso, Red Raptor, per esempio per il mio deck, DDD Re del Giudizio, molto bello, questo perché faceva parte della... Questo qua è l'ultimo oggiamo che mi manca, perché c'era questo qua e poi dopo c'era giallo, eccetera. Allora, visto che ho visto questo, ho detto prendo l'oggiamo giallo che mi mancava. Ficus Flame, oh, questo qua non... Vabbè, pensavo che l'avevo preso in italiano, fa niente. Anche questa pensavo che l'avevo preso in italiano. Drago Quasar Cosmico, crociata, non adesso, va via, crociata arborea e poi statellitore. E andiamo per l'ultimo pacchetto, l'ho preso da Andrew Cards, sito che e anche applicazione, hanno un'applicazione in cui vendono carte e lì potete trovare tutte le carte che volete, se gli altri non ce le hanno, loro sicuramente ce li hanno e ce li hanno, e come, ah merda, credo queste qua c'hanno le bustine, allora andiamo subito ad aprire, numero C25, poi ho preso Zaroblos Topologico, come non prenderlo, poi dopo ho preso Segugio Psidico per 3, che è una carta tuner fortissima, Red Raptor Falco Risoluzione, che nell'altro sito non c'avevo, questo Drago Firewall,
così ce li ho un po' tutti. Prendi il Ruota Psico, sempre tuner immancabile, Avvoltoio Selvaggio, che... e poi due Aquila Teschio, anzi tre. E ovviamente il numero C101, Oscurità 1 e Silente. E poi devo prendere la mia carta gold preferita del mio mazzo. Vuoi non prenderla? Ma che bella, ragazzi. Mamma mia, che figata. Stupenda. E poi il numero 69. Andiamo avanti con le ultime carte. Numero 62, Drago Fotonico Utopia. Purtroppo questa mi era rimasta nel carrello e ho dovuto prendere anche questa. E farò, chiederò qualcosa. Numero 102, numero 94, numero 70, numero 28, replica Rive Trattor, carta essenziale per il mazzo, numero 5, Doom Chimera Dragon, questa è in inglese, numero 71, Raibayan Shark, anche questa è in inglese, e numero 3, Recicara. Le altre mi sono cadute. Poi ho preso DDD Arco Oscuro del Giudizio, poi numero 26 e infine C92. Queste sono tutte le cartone che ho preso, ragazzi. Ricordate, Hendrick Cards e Corner Shop. Corner, Magic Corner, scusate. Poi sto facendo la collezione di tutti i mostri numero e questi qua sono tutti quelli che ho. Adesso devo aggiungere questi a questi e presto tutti gli altri mostri numero che mi mancheranno li aggiungerò. E niente, da Kaido e Manu è tutto, un bacione, ciao ragazzi.